Ciao a tutti, vi presentiamo il lavoro dei nostri sindaci 5 Stelle. Quello che vedrete è come lavora un cittadino onesto e competente a servizio degli altri cittadini. A Ragusa il nostro sindaco Federico Piccitto ha raggiunto dei risultati eccezionali. Adesso vi descriverà come lavora un'amministrazione virtuosa per il bene comune. Ciao a tutti, sono Federico Piccitto, ho 39 anni, sono un ingegnere elettronico, sono stato eletto 2 anni fa a sindaco della città di Ragusa per il Movimento 5 Stelle. Non ho mai fatto politica nella mia vita, mi sono sempre occupato un po' del sociale, degli altri, ma non mi sarei mai segnato in realtà che oggi potessi amministrare una città bella, così complicata, anche difficile come lo è Ragusa. Ma l'ho fatto con la voglia di fare qualcosa per gli altri, per la mia città. È un po' lo spirito con cui tutti i sindaci in Italia del 5 Stelle amministrano la propria comunità per il bene comune. E in questi 2 anni abbiamo fatto tantissimo lavoro, anche partendo da una situazione non certamente facile, perché abbiamo trovato un comune che veniva da 9 mesi di commissariamento. Abbiamo lavorato sodo per sbloccare tantissime opere, per cominciare ad attuare tutti i punti di quel programma per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia. Abbiamo cominciato con il piano regolatore e adesso cominciamo ad avere anche lì i frutti, con il recupero di alcune aree importanti, dal parco agricolo urbano, che è l'idea di avere un grande parco di 30 ettari all'interno della città, preservando una campagna che invece nei disegni della precedente amministrazione erano destinate a una nuova cementificazione. L'abbiamo quindi salvato e salvaguardato, per fare quindi quella zona una zona verde dove si potesse andare con le biciclette, a piedi, percorrere, con piste ciclabili anche previste. L'abbiamo fatto con la Vallata Santa Domenica, che è un parco sotto 3 ponti di Ragusa, che è un'altra caratteristica della nostra città e che permetterà adesso di utilizzare questa grande vallata naturale che stiamo pulendo anche con l'aiuto della forestale per fare un naturale percorso da Ragusa fino a Ibla, quindi una grande via di collegamento ma anche un ulteriore parco a disposizione dei nostri cittadini. Abbiamo fatto una serie di interventi di decoro urbano, recuperando delle piazze che erano abbandonate anche da anni. Penso a una piazzetta di un giardino vicino a Palazzo Ina che era abbandonato, l'abbiamo riaperto e reso fruibile. E penso alla piazza Ibla, la piazza Giambattista Odierna, che abbiamo riallestito, era prima una spianata deserta dove non c'era nulla, abbiamo fatto degli arredi, quindi l'abbiamo recuperato. Abbiamo fatto anche degli interventi che riguardano la nostra riduzione del 30%, con cui abbiamo finanziato delle cose, dei regali che abbiamo fatto alla nostra città. Abbiamo comprato delle docce per Maria di Ragusa, abbiamo comprato 140 sedie per un auditorium di una scuola, abbiamo acquistato una gabbia di lancio perché i ragazzi, perché i nostri sportivi potessero utilizzare anche questa struttura. Abbiamo fatto 7 milioni di euro in 2 anni di investimenti per le scuole per renderle più sicure, per renderle più belle, più funzionali, anche creando delle strutture nuove come le aule all'aperto, che sono aule didattiche in cui i nostri ragazzi possono fare lezioni fuori, in una maniera completamente nuova e diversa, moderna. Negli anni precedenti avevano speso 4 milioni di euro, in 5 anni precedenti noi ne abbiamo spesi 7 in 2 anni. Abbiamo fatto un nuovo auditorium per la scuola Paolo Vetri, perché i ragazzi avevano bisogno, ne abbiamo fatto uno nella Berlinguer, abbiamo ripreso un teatro che c'era all'interno della scuola e questo teatro diventerà una struttura bellissima, è stato Quasimodo, 350 posti che verrà utilizzato dalla città e dalla scuola. E abbiamo fatto altri 3 teatri, 3 piccole strutture teatrali, più altri 2 che sono in previsione. Abbiamo fatto quindi tutta una serie di interventi anche normativi per fare venire per esempio le persone in centro storico, abbiamo fatto degli interventi per i rifiuti con una bilancia peso rifiuti, un sistema quindi che ha invogliato i nostri cittadini a fare la raccolta differenziata e a differenziare essi stessi. Sono andati nei centri comunali di raccolta che abbiamo riattivati, ne abbiamo aperti 3, una a Marina, una a Ragusa Ibla e una a Ragusa, incrementando quasi di 4 punti percentuali la raccolta differenziata, da oltre 540 tonnellate che sono state recuperate grazie a questa bilancia peso rifiuti e alla scontistica che questo conferimento dava sulla TARI. Abbiamo fatto anche interventi sui regolamenti comunali. Uno importantissimo che è adesso in fase di discussione in Consiglio Comunale è il regolamento dei beni comuni, che è un regolamento che considera un patto tra i cittadini e l'amministrazione comunale per salvaguardare insieme i beni della città, gli spazi della città e anche per fare delle prestazioni utili per tutti. Quindi una serie di interventi importanti a 360 gradi su tutti gli ambiti. L'abbiamo fatto con lo spirito di sacrificio, con la dedizione, sapendo che con grande difficoltà, ma adesso ci sono tantissimi risultati che stanno venendo fuori. Il cambiamento passa dalle persone, solo persone nuove possono effettivamente
cambiare veramente le cose. Questa è un po' la filosofia di un'Italia a 5 stelle. L'Italia a 5 stelle può avvenire e può esserci non solo nelle nostre città, ma nella città più grande di tutti, che è la nostra nazione.